Boom di risparmio familiare nella Marca. I depositi bancari sono cresciuti nell'ultimo periodo dell'8,7%. In media ogni famiglia ha messo da parte 24.000 euro e Treviso si piazza così al 25esimo posto nella classifica del Sole 24 Ore. La crisi trasforma tutto, anche le abitudini dei trevigiani, che rinunciano ad acquisti troppo impegnativi o vacanze di lusso e preferiscono fare le formiche. I risparmi devono però essere al sicuro, niente più investimenti rischiosi e la borsa viene quindi scartata dai più. Non spopolano neppure i bot, che ormai rendono troppo poco. Rimane allora la soluzione del parcheggio in banca, nel conto corrente, una sorta di cuscinetto sicuro che però non aiuta imprese ed economia. I depositi rimangono in qualche modo infruttiferi, sia perché rendono poco, come del resto rende poco i bot e i titoli in genere, ma rendono anche poco, vengono investiti poco dalle banche, perché le banche sono attanagliate da un'altra preoccupazione, cioè la preoccupazione di avere i ratios, cosiddetti il rapporto tra capitale e impieghi, adeguato alle regole di Basilea. I prestiti alle aziende frenano, si crea uno stallo che rischia di provocare una forte deflazione, una caduta dei prezzi, positiva per le tasche dei consumatori, negativa per le imprese e l'economia in genere. Bisognerebbe che i consorzi fidi, ma perché no anche le associazioni dei produttori, dessero garanzie collaterali in modo che le banche potessero ricominciare a prestare soprattutto alla piccola e media impresa, all'artigianato. Il risparmio delle famiglie diventa allora una specie di welfare privato che protegge di fronte ai timori improvvisi, un welfare però sempre più elitario in una provincia in cui le nuove povertà crescono a dismisura. La provincia di Treviso è una delle più ricche del Veneto, è una che forse avrà anche un flusso di ritorno dai paradisi fiscali abbastanza rilevante con la legge sul rientro dei capitali, però è anche la provincia in cui le fasce di povertà stanno dilatandosi notevolmente, quindi stiamo attenti. Il problema è che c'è molta ricchezza, c'è molta liquidità, però non è tanto equamente distribuita.